Top 10 profumi per la primavera. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Marco D'Elia, ero ex Mr. World Italia, per chi non mi conoscesse, quindi lavoravo full time nella moda, per poi iniziare a creare contenuti e a documentare il mio percorso verso la versione migliore di me, non solo dal punto di vista esteriore, inizialmente, ma poi anche dal punto di vista interiore sui social media. Quindi quello che faccio attualmente è questo. I profumi sono una mia grande passione, veramente c'è un collegamento tra la parte esteriore, quindi è proprio una parte artistica che quasi va con legare la parte esteriore con quella interiore, quindi mi piace tantissimo, è stata all'inizio per la parte esteriore tanto una mia passione, poi ho notato il collegamento con anche la parte interiore, quindi è comunque qualcosa di cui parlo volentieri. Ma se avete qualsiasi domanda o comunque qualsiasi cosa e volete scrivermi, scrivetemi pure su Instagram, vi lascio in descrizione. E oggi voglio parlare di 10 profumi per la primavera. Sono appena stato a L'Exans, quindi ho conosciuto anche nuovi profumi, nuove cose, e vi voglio parlare un po' di quelli che secondo me per questo periodo sono i migliori. Ovviamente sono miei consigli e andate a provarli prima di sentirli, anche perché la maggior parte saranno profumi di nicchia. Se volete dargli un'occhiata vi lascio anche un link in descrizione di una profumeria, le profumerie Adorà, con cui collaboro, e non prendo l'affiliazione su di loro, però è un ottimo sito dove andare a comprare la maggior parte di profumi di nicchia, e sono sicuro che se andate lì vi arrivano originali e in più anche con campioncini eccetera, quindi è un ottimo sito. Iniziamo. Un profumo che ho scoperto a L'Exans, diciamo così, ed è cigno nero, si chiama Blu Divino, è marino, fresco, piacevole, è qualcosa di incredibile, mi piace tantissimo la boccetta, non lo conoscevo, ma è un brand veramente bello, bello, non va neanche a costare tanto, penso, è un estratto di profumo e sono tutti ispirati a, diciamo, delle figure mitologiche, c'è quello del drago, la sirena eccetera, questo è ispirato al tritone, ma veramente mi piace tanto, equilibrio e audacia, è un po' agrumato, fresco, però secondo me è perfetto per questa situazione dell'anno se cercate qualcosa di agrumato ma diverso. Il secondo è Floro ed è di Jeroboam, quindi anche questo è una piccola bomba. Questo invece è più, sa quasi di una versione sensuale del classico doccia schiuma o shampoo fruttati che metti, e un po' più sofisticato, a me piace tantissimo, dura tantissimo, è una bomba e in più è molto sensuale, quindi se vi piace quel genere di profumi questo fa per voi. Il terzo è un profumo di Stefano Berlucas e si chiama God of Fire. Nonostante il nome, che sembri un qualcosa di fuoco, in realtà è un profumo fruttato, c'è il mango, quindi molto frizzantino, leggero, e secondo me per la primavera, estate, è perfetto. E a me piace tantissimo. È qualcosa che ogni volta che lo sento mi fa venire, mi fa sorridere, e ha una scia pazzesca. Tutti Stefano Berlucas hanno un DNA che a me piace molto, perché sono, diciamo, forti ma non troppo, però eleganti, e sono quel qualcosa di leggermente ricercato che, non so, dà una bella sensazione. Il quarto è un profumo commerciale, l'unico della top 10, ed è Versace di Lamblou. Perché? Perché l'ho messo? Perché costa meno di tutti gli altri, perché è iper versatile e è leggermente fresco, marino, però scuro, profondo. Secondo me per la primavera è uno dei profumi perfetti. Se avete un budget, scusate, un po' più basso e volete semplicemente qualcosa che funzioni, che con cui ricevi complimenti, che duri, che si senta, crea quasi questa bolla blu attorno a te, non è troppo complesso come gli altri, quindi non è qualcosa di iper diverso, è abbastanza sentito, però funziona bene e lo metto sempre nelle classifiche. Al lato opposto invece una bestia blu, che è qualcosa di iper ricercato, di Attar Al-Has, e questo si chiama Exquisite. Ragazzi, per capire questo profumo, avete presente La Bella e la Bestia? Ecco, il principe, quindi la bestia, quando diventa principe, quindi il classico principe Disney, col mantello blu scuro, gli occhi azzurri, però i capelli scuri, nel bosco, sa di questo. Quindi maschile, forte, elegante, regale, molto nobile, ma allo stesso tempo c'è un che di fanciullesco, un po' leggermente fruttatino, gourmand, quindi quasi questo bosco scuro di notte, è bellissimo, un profumo che mi piace tanto, dura tanto, ma costa un po'. Gli ultimi 5, questo qua è un profumo pazzesco, si chiama Ren de Saba, è Axum, ed è uno dei, anzi penso l'unico brand al mondo che è patrimonio dell'UNESCO. Avete presente Chanel numero 5? Ecco, modernizzatelo, rendetelo più primaverile, più divino, e diventa questo. È un profumo che lascia proprio una scia magnetica attorno a sé, veramente, veramente piacevole, quasi di pulito, però di elegante, ma che secondo me per questo momento dell'anno è perfetto. Non va a essere troppo forte, troppo insistente, ma un po' pulito, un po', non lo so, va provato, sa quasi d'oro, ha quell'idea di oro.
Poi ovviamente non posso che non includere il profumo di Fragrance One di Jeremy, che è l'influencer col più grosso nell'ambito profumi, anche se adesso è un po' particolare. E questo è Office, perché? Perché a livello di complimenti, a livello di performance, è un profumo tecnicamente perfetto. È un profumo fatto fresco per l'ufficio, un po' più maschile che femminile, e agrumato, insomma il classico DNA che funziona ma fatto bene. Per il prezzo, per tutto, ve lo consiglio. Cioè, se volete un profumo che vada bene per tutto, un po' come Creed Aventus, però che funziona ancora meglio, meno ricercato ma ancora più così, cioè io ho ricevuto tantissimi complimenti con questo qua, gente che veramente mi seguiva, è questo. Top 3, e qua si va invece su un Kajal, e questo è Lamar. Ragazzi, questo è un profumo che ovviamente è scoppiato nella community italiana, perché è buono, non c'è niente da fare, è un profumo anche questo dorato, forte, un po' fruttato, leggero, però a differenza di altri Kajal che comunque hanno questa piacevoleneria, capite quello che voglio dire? Questo è un po' più ricercato e ha quella nota quasi bagnata, un po' fruttata, che lo rende molto sensuale, secondo me perfetto e più giusto per la primavera. Quindi è un iper compliment getter, forse uno di più di tutti gli altri, con questo veramente vi fate notare, molto strong, non è per ogni singola situazione, se lo mettete magari in ufficio forse ammazzate qualcuno, però non è stucchevole, è molto primaverile. Provatelo. Per gli ultimi due, il primo è di Laurent Mazzone ed è Neroli, o Neroli, Neroli, e sa esattamente Neroli, però ha aggiunto un po' di amaro, quella leggerezza amara, giusta di freschezza, di natura, molto naturale, perfetta per questo periodo dell'anno. È uno dei parfum, è buonissimo, anche acqua zenzero è buonissimo, però questo dà proprio quell'idea di pulito. Io lo metto quando vado in palestra, ad esempio, perché dà proprio quell'idea di pulito. Ah, oh, una bella frescata dissetante d'aria fresca dopo l'inverno stucchevole. Andate a provarlo, perché sì, è fiorito, è sa di neroli, un po' di questi fiori quasi d'arancio, ma è molto molto buono. Non sa del classico agrumato fresco, è molto naturale, leggermente amarognolo, ma provatelo. E secondo me il profumo perfetto per la primavera, anche quest'anno, rimane Diptyque ed è L'Ombre d'un Lot. Questa è la versione dei parfum, va bene anche l'eau de toilette, e sa esattamente di quello che vedete qui dietro. Quindi questo stagno acquatico con l'erba, le bacche, la primavera che è appena arrivata, molto, mamma mia, sai, cioè la primavera, se dovesse avere un odore, sa di questo. La candela, tra l'altro, quella che delle celebrities, quella che hanno tutti, si chiama Bae, sempre di Diptyque, è basata su questo odore qua, quindi è un profumo che va molto, è molto 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 piacevole, non va a durare tantissimo, non è perfetto come profumo, nel senso che non dura tantissimo, non è iper compliment getter, però io ogni tanto vado a sentirmelo da solo perché mi piace tantissimo, è super bello, ricercato, qualcosa di sofisticato, leggero ma nobile, un profumo spirituale quasi, e perfetto per la primavera. Datemi un'occhiata. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, qual è il vostro profumo per la primavera e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!